Eccoci qua per parlare di una delle questioni più spinose del mondo dell'audio. Non è in effetti proprio così. La domanda che ci poniamo è: suonano meglio le casse in legno o le casse in plastica? Domanda difficilissima. Se in effetti provassi a chiedere a centinaia di persone la loro opinione, inevitabilmente la maggior parte ci direbbe ma è chiaro, suonano meglio le casse in legno, si sa che il legno suona meglio. E in effetti il legno è uno dei materiali con i quali sono costruiti la maggior parte degli strumenti musicali, soprattutto quelli antichi, ma anche quelli moderni. Sono famosi gli utai di Cremona, guardiani del Gesù tra i vari, che andavano a cercare le loro essenze pregiate fino nella Val di Fiemme e gli abeti della Slovenia per costruire i loro preziosissimi strumenti. E tuttora l'acero e essenze tropicali sono molto utilizzati nella costruzione dei fusti, delle batterie e dei corpi delle chitarre. Ma questo è una questione che riguarda gli strumenti, noi stiamo parlando di casse e siamo in effetti arrivati al punto della questione. Gli strumenti devono suonare, i nostri diffusori devono riprodurre quello che gli strumenti e i loro artisti hanno al loro tempo suonato. E quindi la cassa non deve metterci del suo, non deve suonare. Se così fosse, ti farei una domanda. La cassa di legno perfetta di che legno deve essere fatta? Di abete? Di pino? Di faggio? Di betulla? No, perché in questo caso qualsiasi strumento assumerebbe la colorazione del legno con la quale è costruito. Quindi io suono un piffero, ma la cassa è fatta in abete della Val di Fiemme e suona come il violino di Stradivari. E così avremo dei diffusori all'essenza di salice piangente ed altri al profumo di noce nazionale e via dicendo. E quindi qual è il legno migliore per costruire una cassa? Il multistrato? Il truciolare? Il famoso noce nazionale? La verità è che, come abbiamo già accennato, il diffusore non deve aggiungere niente, il cabinet non deve aggiungere niente, il box, la cassa non deve aggiungere niente alla timbrica degli altoparlanti, veri responsabili della sonorità del nostro diffusore. In realtà il mobile di una cassa ha delle importanti funzioni. Ad esempio la principale è quella di contenere e alloggiare in maniera solida gli altoparlanti, in particolare il woofer, che ha dei movimenti molto energetici, e proprio in questo senso deve essere il più possibile sordo e rigido. Se il mobile non fosse rigido e si dilatasse ad ogni colpo di woofer, molta dell'energia prodotta dall'amplificatore svanirebbe in dilatazione invece che essere riprodotta in onde di pressione verso l'ascoltatore. Quindi il mobile deve essere sicuramente rigido e ovviamente leggero, perché farlo di marmo sarebbero capaci tutti. Un'altra delle caratteristiche del mobile, del box, dell'inclosure, enclosure come scrivono gli inglesi, è di essere ergonomico. Quindi avere maniglie, spigoli, accessori, caratteristiche in modo da essere agevolmente utilizzato dall'acquirente che lo userà in varie situazioni e lo vorrà maneggiare con la miglior ergonomia possibile. Ed ecco che, come avete intuito, la plastica offre numerosissimi vantaggi rispetto al legno in questo senso. Un buon falegname riesce a costruire una cassa di legno con quattro assi, una pialla, chiodi e colla. Per fare una cassa in termoplastica, chiamiamola termoplastica, chiamiamolo tecnopolimero per non chiamarla plasticaccia, che è un nome decisamente poco gratificante per un diffusore. Dicevo che se ben progettato una cassa in plastica può ottenere tutti questi risultati, quindi se all'interno è accuratamente innervata, cioè se c'è una serie di reticolati che rendono il mobile rigido, se il progettista gli ha dato delle forme che risultano gradevoli, qualche volta riescono, qualche volta no, se il progettista ci ha aggiunto maniglie, spigoli arrotondati, se ha sfruttato il mobile stesso del diffusore per ricavarci la tromba che convoglierà le alte frequenze in maniera controllata, se ci ha annegato, come in questo caso, dei filetti per poterlo appendere, ecco che sarà riuscito a fare delle cose che difficilmente il falegname e la falegnameria riusciranno a fare. Attenzione, le casse in legno continuano a suonare bene, anzi, vi dirò, questo particolare diffusore suona molto meglio di questo, non perché sia di legno, ma perché è di una categoria superiore, costa di più, utilizza componenti più pregiati, ma il progettista, sia in un caso che nell'altro, ha dovuto fare i conti col materiale col quale è costruito, e nella plastica questo materiale dà parecchi vantaggi.
Quindi il sintetico abbiamo detto che non ha particolari svantaggi, non ha particolari controindicazioni rispetto al legno, anzi probabilmente risulta essere più sordo rispetto al legno che nasce per risuonare. Probabilmente si riescono a fare forme più complesse, più ergonomiche, più interessanti, intelligenti di quello che si possa fare con legno. È chiaro che chi il progettista deve volerlo, sia in un caso che nell'altro, può fare una parete di legno sottilissima e una parete di plastica di carta velina, oppure come in questo caso, guardate che spessore abbiamo, e qui abbiamo delle forme particolarmente volute. Quindi è ancora una volta è il progetto che sta dietro una cassa che ne fa la qualità, non il materiale con cui è costruita. E quindi quando scegliamo una cassa non guardiamo solamente il materiale col quale è costruita e i watt, altra brutta bestia, ma fidiamoci della marca, della tecnologia con la quale è costruita, del consiglio eventualmente di chi ce la vende, che potrà indicarci qual è la cassa più adatta alle nostre esigenze. Potremmo volere una cassa piccola portatile leggera, oppure una cassa potente grossa dal basso sismico. Potremmo volere una cassa dal suono molto aggressivo, oppure uno dal suono delicato, perché ci occupiamo di musica classica ad esempio. Quindi la domanda se suonano meglio le casse in legno o in plastica, la risposta è la solita: dipende. Non c'è una verità assoluta, sarà il progettista che utilizzerà il materiale a disposizione nella maniera migliore per ottenere un prodotto il più performante possibile. Se volete seguire altri video, vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube del microfono, dove periodicamente pubblichiamo vari video divulgativi, non super tecnici, adatti a una informazione di medio livello per il professionista e l'amatore evoluto.